Ciao a tutti ragazzi, buongiorno. Oggi siamo, come potete vedere, con una splendida fanciulla, Alice Magnoli, che è una pluricampionessa di motocross. Ciao Alice, buongiorno, come stai? Ciao a tutti, bene, bene, grazie, tutto bene. Che stai combinando di bello? Ma niente, tra oggi andrò a lavorare come tutti i giorni alla fine e niente, sono contenta che amo il mio lavoro e niente, vado avanti così, lavorando e allenandomi. Senti Alice, facciamo subito vedere la tua pagina Instagram perché tu sei davvero una motociclista campionessa, cioè sei una pazza scatenata, voglio dire. Guarda qua che roba. Senti Alice, ma come ti è venuta la passione delle due ruote e del motocross? Ma devo dire che ho iniziato abbastanza presto, a 7 anni, grazie a mio papà. Mio papà, quando era più giovane, anche lui amava molto le moto Sempre da e cross, correva anche tuo papà? sempre da cross, sì. E andava in moto con i suoi amici per divertirsi a livello amatoriale. E appunto a 7 anni mi ha comprato la prima moto, che è stato un Malaguti Grizzly. E da L'ho preso lì, anch'io per mio figlio, sì. però ce n'è cinque. Sì, e da lì ho incominciato ad andare, mi piaceva sempre di più, fino a che ho fatto, diciamo, della mia passione il mio sport. Senti Alice, so che le donne non bisogna chiederlo. Quanti anni hai adesso? Devo farne 28. Caspita, quindi 11 anni sulla moto, 21 anni sulla moto Sì, praticamente. ho iniziato abbastanza presto, sì, sono sempre stata molto spericolata anche da piccola. Senti, ma ti sei allenata, hai cominciato a correre e i primi titoli quando sono arrivati? Ma allora, diciamo che quando ho iniziato io, il motocross femminile era ancora molto, molto. Inesistente, Sì, praticamente sì, praticamente, era ok. inesistente. Quindi ho corso parecchi anni nel minicross con tutti i maschi. E Ti sei mi fatta un sono po' le tolta. ossa? Sì, più o meno sì. Sì, e vabbè, mi sono tolta anche delle soddisfazioni Sì, eh? sì, con i maschi. Sì, mi sono Chissà come divertita rodevano i molto. maschi che erano stati passati sulle orecchie da. Abbastanza, sì, qualcuno sì, altri no, alla fine poi ero amica con tutti perché mi vedevano tutti di buon occhio, diciamo, però sì. Senti, e sto guardando qua nella tua biografia di Instagram, Sì. due titoli italiani, ASI e WISP, e Sì. uno italiano femminile WISP e due titoli italiani ASI. Quando sono Esatto. arrivati i primi titoli? Allora, diciamo, primo titolo a livello regionale nel 2007 a livello femminile. Sì, Sì, ok. con una Chissà che KTM. emozione la prima gara, Sì, quando hai molto, vinto, eh. molto, molto. Anche perché, appunto, essendo un campionato appena iniziato, era una delle più piccole a livello femminile. E Sì. quindi sì, c'è stata molta emozione, molta soddisfazione, sì. E l'ultimo Spettacolo. campionato italiano invece l'ho vinto l'anno scorso, Wow! vincendo tutte le prove del campionato italiano WISP. Quindi sei la campionessa ufficiale in carica. Perché WISP sì, e poi in ASI realtà anche. non c'è stata più neanche una gara, adesso dovrebbero ricominciare, no? Come siete messi? E allora dovrei iniziare con il regionale settimana prossima. Ok, dov'è che girate? Settimana prossima, se confermano il calendario, a Casale Monferrato. Ah, ok. Sì, in Piemonte, sì. E Poi vediamo, perché ancora un po' tutto in forse, purtroppo con questo problema del Covid, cioè, c'è stato uno stop molto lungo, adesso piano piano stiamo riprendendo con tutti i campionati. tu con che moto corri, Ali? Che E adesso sto correndo con uno Husqvarna 250. è questo qua bianco, giusto, che si vede? Sì, esatto, quella lì. Che mezzo, che cilindrata è? Scusa, 250, me l'hai anche Sì, detto, cavolo. 250 quattro 250? tempi. Che bomba! Senti, qual è il momento più bello di quando ti alleni, di quando fai la gara? Cioè, cos'è che ti piace di più? L'affrontare la curva, il saltare? Allora, diciamo della gara, la cosa Gara, allenamento, cioè quando principale. vai in moto, cos'è quella cosa Sì, che sì, proprio sì, sì. ti. Ma in allenamento, nel senso, io sono molto soddisfatta. Allora, diciamo che io non ho mai fatto scuola, ho imparato tutto da me e grazie a mio papà o Autodidatta. comunque, sì, o comunque alla gente che andava più forte, io guardavo gli altri piloti e provavo a fare quello che facevano loro. E in allenamento, quando riesco a fare realmente quello che vorrei fare, lì mi sento soddisfatta. Cioè, può essere un salto, una curva, qualsiasi cosa, una staccata, ma quando riesco a farlo come piacerebbe farlo a me, lì mi sento soddisfatta. Ce n'è uno in particolare,
una staccata o una curva che hai affrontato, che sei riuscita a infilare una tua concorrente che ti è rimasta impressa. Dici, wow, che figata, sono riuscita a passarla in quel modo. Che ti ricordi che ci vuoi raccontare? Sì, ripensandoci, vabbè, adesso il ricordo più vicino che ho è l'anno scorso ad una gara di campionato regionale, che sono riuscita a sono partita abbastanza indietro, poi sono riuscita a recuperare e sono riuscita ad arrivare a vincere passando appunto due avversari in una discesa. Lì wow. L'anno scorso è stato veramente, cioè, emozionante, bello, sia da vedere sia per me. Che spettacolo, che grande. Senti, tu però hai detto adesso, appena ci siamo collegati, che adesso devi andare, tra un po' devi andare a lavorare, che ami il tuo lavoro. Perché tu non fai la motociclista di professione? No, purtroppo no. Mi sarebbe piaciuto, ma purtroppo no. No, non sono mai riuscita a fare, diciamo, del motocross il mio lavoro, perché prima inizialmente con la scuola. E poi, finita la scuola, fortunatamente sono riuscita quasi subito a trovare lavoro. E riesco ad allenarmi alla sera e tutto, però purtroppo non riesco a fare la professionista. Scusa, se te lo chiedo, qual è il tuo lavoro? Di cosa ti occupi? Io lavoro in un negozio di moto. Ah, sì, beh, sì. Voglio dire, sì, io immaginavo un negozio di borse e scarpette. No, vendiamo ricambi, abbigliamento, un po' di tutto. Ma sei in negozio, proprio in negozio? Cioè, fai il servizio al banco di consegna di pezzi della moto? Anche, sì, facciamo spettacolo. Spedizioni, sì, un po' di tutto. Senti, e quando vengono lì a comprare i ricambi che ti vedono? Tanta gente mi conosce, sì, perché poi alla fine la gente del posto, bene o male, mi conosce quasi tutta, perché io, iniziando da quando avevo 7 anni, mi hanno visto praticamente crescere. E poi è tutta gente appunto legata al mondo delle moto, quindi per forza di cose mi conosce. Che grande. E tu vendi a banco di tutto, cioè dall'abbigliamento, le protezioni, anche di tutto. I cilindri, le catene. Di tutto, sì, ricambi, gomme, tutto. Che grande! Senti, quindi tu corri ma autofinanziata, non hai sponsor o hai qualcosa? No, allora, ho diversi sponsor, dei motoclub che mi hanno dato una mano, dei vari negozi, eccetera, eccetera, per quello sì, però diciamo che il motocross è parecchio costoso, quindi anche per quello non sono riuscita, diciamo, a vivere mai una stagione da professionista, perché l'impiego economico è molto elevato. Quindi anche la moto l'hai comprata tu, te l'hanno detto, la squadra è andata la moto. No, allora la moto adesso questa qui è mia. Ho corso diversi anni, diciamo quasi ufficiale Husqvarna, quando Husqvarna era ancora Husqvarna. Ah, Poi dopo, sì, dopo con il passaggio a KTM, vabbè, le cose sono cambiate. Però sì, un po' di moto sono state mie, un po' me le hanno date per correre, un po' di tutto, dai. Diciamo che delle buone mani le ho avute, però non sono mai abbastanza, purtroppo. Senti, sto guardando qua, sto spippottando un pochino sul tuo profilo Instagram e qua ti sei messa a fare una verticale qua. Ma Perché ti alleni in questo modo? anche sì, a corpo libero. Qua vedo che salti perché voli praticamente come in moto. Quindi fai anche un sacco di esercizi a secco, cioè senza sì. moto, il Sì, core, la parte delle gambe. Che tipo di allenamenti fai? diciamo che io in moto riesco ad allenarmi poco, perché giro solamente la domenica o se riesco il sabato, perché appunto lavorando tutti i giorni Eh sì, che non ho tempo, non riesco. E mi alleno peccato. tanto in... Come? Dico che Sì, peccato, dovrebbe purtroppo sì. darti un paio d'ore libere per andarti ad allenare. Purtroppo sì. Vabbè, però va bene anche così, dai. Riesco a collegare il tutto. E sì, comunque mi alleno molto a casa, in palestra, a corpo libero, e seguo appunto dei circuiti che mi prepara il mio allenatore. Ah, quindi comunque è un allenatore. Anche qui cos'è che stavi facendo? Sei una pazza Sì, scatenata. poi Cos'è diciamo che stavi che facendo qua? è una flessione saltata. Con tutto l'abbigliamento, perché così aumenta il peso? Sì, no, perché avevo girato un video e allora ho fatto uno screen del video che avevo girato. Tu ce l'hai Dovrebbe un video esserci anche il qua? video. Vediamo, aspetta. Ah, No, è nei post. ok, ma questo video si può vedere? Sì, questo sì. Aspetta, vediamo se mi si collega.
Sì, questo l'ho girato. Ah, che barba, non me lo fa vedere, mi chiede il codice di conferma. Aspetta, che barba, Instagram tutte le volte perché mi accedo da una parte. Vediamo se hai, qual è il video che mi dicevi, Alice? Allora, aspetta, prova a scendere ancora. Ancora. Dovrebbe essere da queste parti. Questo? No, sì. Sì, non l'avevo visto. Ah, no, mi chiede l'account. Vabbè, ragazzi. Okay. È facile, andate sul profilo Instagram di Alice Magnoli 613. Perché 613, Alice? Ma allora, diciamo che è un numero un po' così, nel senso che io quando correvo nel mini cross, allora il mio primo numero ufficiale è stato il numero 8. Ok. Mi è stato dato così. Poi sono riuscita ad avere il numero 1, quindi ho corso diversi anni con il numero 1. E poi quando ho fatto il passaggio da mini cross, diciamo, ad l'uno non c'era più, il 13 è sempre stato il mio numero, diciamo, fortunato anche a scuola, poi giocavo a pallavolo quando ero più piccola, avevo il numero 13, allora ho puntato per il 13, però ero occupato anche il 13 e allora abbiamo preso 613 e poi non l'ho più mollato. Che grande che sei. Senti, ci vuoi raccontare qualche aneddoto di qualche pista mentre stavi allenandoti, correndo, qualcosa di particolare per farci sorridere? Ma che salti che fai qua? Tu sei matta come un cavallo. Madonna, adesso mi continua a chiedere l'account, aspetta. Sì. Aspetta un secondo, vediamo. Perché mi continua a chiedere l'account. Ero qua che stavo guardando i tuoi salti da pazza scatenata. Qual è il salto più alto che hai fatto? Niente, mi continua a chiedere l'account. Non lo so, più lungo è un salto che avevano fatto in una pista qualche anno fa che era di 40 metri. Sì, e sì, poi dopo tutto, sì. Poi dopo è stato rimpicciolito un po' per motivi di sicurezza, perché tanti piloti non riuscivano a chiuderlo ed era pericoloso per magari gli altri, appunto, che lo facevano tutto. Però sì, penso che sia stato quello. Mamma mia. Senti, quando nelle tue gare ci sono tutte quelle serie di cunettine che saltelli tutte sì, in questo modo? No. Diciamo che quello è più una cosa, uno stile americano, stile supercross. Ok. C'è qualche wave, che appunto sono queste dunette. Sì, sì, le wave le conosco. Sì, però sono un po' più distanziate, non sono proprio come quelle americane alte, vicine. Sono abbastanza facili, dai, quelle che abbiamo noi. Ok. Che grande. Senti, ci vuoi raccontare un aneddoto di una gara che magari, o di un allenamento che non è finito perché magari si è rotto qualche pezzo, è successo qualcosa? Tanto qua il mio Instagram si è inchiodato. Volevo farvi vedere qualche altra foto di Alice, ma si è inchiodato il mio Instagram. Allora, se devo essere, diciamo, sincera, tra virgolette, la volta che mi è dispiaciuto di più rompere in gara è stato nel 2010, quando ho avuto l'opportunità di partecipare per la prima volta al campionato del mondo femminile, sì, in sella ad Husqvarna, appunto, che mi forniva un concessionario, che tra l'altro lo ringrazio molto, Mario, e purtroppo, allora, si sapeva che la moto di quegli anni aveva un pochino di problemi, infatti ce n'erano in giro veramente poche. Io devo dire che mi sono trovata sempre bene, vabbè, appunto, nonostante qualche problema tecnico, qualche rottura, e ho debuttato, diciamo, nel 2010 appunto a Fermo nel campionato del mondo femminile, e adesso non ricordo se la prima o la seconda manche, comunque ero, diciamo, intorno alla 15ª posizione su un cancelletto pieno, quindi sì, sarebbe stata una grandissima soddisfazione per me finire così, però purtroppo appunto un guasto tecnico mi ha costretto a rallentare moltissimo e ho finito praticamente nelle ultime posizioni. Ok. Ma e ti ricordi cos'era, si era rotto? E allora mi sembra che era scesa una valvola nella moto. Sì, la moto continuava ad andare, però sono riuscita a fare due giri ancora perché la gara era quasi finita, andando piano piano sono riuscita a terminare la gara, però ormai tutto quello che avevo fatto era perso. Senti, la parte meccanica motoristica chi te la cura? Te la fai da sola? E allora, adesso da qualche anno a questa parte me la sta curando il mio ragazzo, che è un meccanico. Ah, wow, sì, che grande. Sì, tutto in famiglia praticamente. Sì. Se no, appunto, questo Mario Battaglia mi sta aiutando anche lui praticamente da quando ho iniziato. Prima appunto mi forniva le Husqvarna, adesso mi sta dando un pochino una mano, un po' con i pezzi di ricambio, un po' con tutto, sì.
Che cosa hai in mente per il prossimo anno, la prossima stagione? Quanto, ma allora, quanto vuoi andare avanti a correre? Cosa questo ambisci? Ancora non lo so. Quanto voglio andare avanti, spero il più possibile, non lo so. Adesso vediamo, anche perché il livello del femminile si sta alzando sempre di più in questi anni, perché molte ragazze riescono a farlo come lavoro. Ah, wow! Come lavoro, diciamo, non stipendiate, però riescono a impegnare tutto il loro tempo appunto nel motocross, grazie un po' alla situazione magari familiare agiata, un po' che smettono la scuola, non lavorano, riescono ad allenarsi, quindi per forza di cose il livello aumenta. Io purtroppo queste cose non sono mai riuscita a farle, però finché riesco a tenere così penso di andare avanti. Ok, e che tipo di titolo ti piacerebbe raggiungere? E raggiungere, diciamo che le maggiori soddisfazioni appunto sono stati i campionati italiani, e a livello europeo femminile non c'è quasi nulla, si passa direttamente al mondiale. Ah, ok. Sì, al mondiale, vabbè, un'altra cosa, un altro passo, è improponibile. Cioè ho fatto diverse gare, sì, ho corso anche l'anno scorso, no, 2 anni fa ho fatto una gara e diciamo che sono stata contenta di essermi qualificata nelle 40. Sono arrivata, mi sembra, intorno alla 35esima posizione, così, però vabbè, sono soddisfazioni. Cioè l'ho fatto così per togliermi una soddisfazione, non tanto per raggiungere un risultato, perché sapevo che sarebbe stato molto molto difficile, quasi impossibile. Secondo te è più gap ciclistica motore o proprio di dedizione di Alice nell'allenarsi con più tempo? E tutto, diciamo che tutte e due contano tantissimo. Allora, in primis sicuramente la preparazione fisica. Se sì, parti già da una buona base fisicamente, riesci a fare tante ore in moto, gli hai fatto la maggior parte di cose. Poi ovvio, se hai anche una moto che va forte ed è ciclisticamente adatta a te, l'hai sistemata bene come sospensioni, come tutto, fai la differenza. Conta sia l'uno che l'altro. E secondo te sulla tua moto attuale c'è un pezzo che dici mamma mia, se avessi quell'altro pezzo lì andrei mezzo secondo più forte? Ma sinceramente no, no, perché le moto che fanno adesso secondo me sono già perfette così. Cioè ovviamente ho cambiato un pochino le sospensioni perché sono abbastanza leggera, le sospensioni di serie e vengono fatti per uomini da 70-75 kg in su, okay. Sì, cioè magari da cambiare la molla, lavorarci un attimino, però per il resto... Un po' più di potenza, un po' più di coppia al motore non ti guasterebbe, no? Ma no, beh, devo dire che sì, vanno veramente forti le moto di adesso, sì, secondo me non c'è bisogno di toccarle. Poi ovvio, a livello mondiale, maschile, eccetera, eccetera, loro sì, sicuramente. Però a livello di un femminile, secondo me anche con una moto di serie, magari sei un po' più svantaggiati nelle salite, nelle partenze, ma si può benissimo vincere un mondiale. Che grande che sei. Senti Alice, io so che tu devi andare a lavorare, giustamente, sì, in negozio. Esatto. Quindi buona vendita, grazie del tempo mille che ci hai dedicato, divertiti sempre e condividila con tanti ragazzini, tante ragazzine. Certo. Magari, sai, viene fuori qualcosa di straordinario. Alice, certo, grazie ancora del tempo che ci hai dedicato. Ringraziamo Giorgio che ci ha messo in contatto, Giorgio sì, Lumini, che è un grande. Ok? Un abbraccio, Alice. Grazie mille a voi. Buona continuazione e buona gara. Ciao. Grazie mille a voi. Ciao.